Amici di Toscana TV, ben ritrovati, appuntamento quotidiano con Casa Viola. Seguiremo insieme a voi la nascita della Fiorentina 2023-2024, il calciomercato che partirà ufficialmente il 1° di luglio, ma le manovre già fervono e ci sono già tante voci, già tanti nomi di calciatori accostati alla squadra Viola. Cercheremo di fare una sinossi, vediamo quanti riusciremo ad intercettare, poi faremo la conta il 31 di agosto. Anche perché questo è il bello del calciomercato. Stasera lo facciamo insieme a Giacomo Guerrini. Buonasera Giacomo, che ritrovo, ringrazio. Ciao Giacomo. Ciao a tutti. Ciao, buonasera, ciao a tutti. Come stai vivendo queste primissime giornate, non di calciomercato perché ancora formalmente non è calciomercato, però di inizio estate Viola, oggi parte l'estate. Beh, le sto vivendo con grande tranquillità, sono convinto che gran parte dei nomi che leggo non siano veri, e quindi attendo con curiosità di vedere quando effettivamente la Fiorentina si muoverà su quelli che saranno i reali obiettivi. Allora guarda Giacomo, visto che dici che tanti nomi che vengono fatti non sono veri, io ti lancio un servizio con tua licenza, dove abbiamo cercato di fare un piccolo elenco sullo stato dell'arte in questo momento in Casa Viola. Il servizio: c'è ancora troppa distanza tra i 35 milioni che la Fiorentina chiede e le offerte di Atletico Madrid e Barcellona. Dalla Spagna, destinazione gradita al marocchino, sono arrivate infatti offerte da poco meno di 20 milioni, ben al di sotto della cifra fissata dal club Viola. Il rischio è quello di trascinare la vicenda fino a metà luglio. Si raffredda la pista che porta Nicolò Zaniolo, l'attuale giocatore del Galatasaray ha una clausola di risoluzione da 35 milioni di euro. Ma sui rapporti col club turco la Juventus pare avvantaggiata rispetto alla Fiorentina. Difficile anche il sentiero che porterebbe a Berardi. Il Sassuolo chiede 20 milioni, 15 in meno rispetto alla cifra richiesta la scorsa estate, ma a frenare gli entusiasmi Viola c'è il fattore età. L'attaccante va per i 29 anni e svanisce così la possibilità di realizzare una futura plusvalenza. Sull'attaccante calabrese inoltre sarebbe più bombata la Lazio di Lotito, decisa a portarlo a Roma. Capitolo portieri: su Terracciano ci sarebbe l'interesse del Lecce di Corvino. Nel frattempo la Fiorentina starebbe vigilando attentamente sulla situazione di Guglielmo Vicario, classe 1996, ma sul portiere empolese c'è anche la Juventus. Il presidente azzurro Fabrizio Corsi ha smentito qualsiasi contatto col club Viola, non escludendo tuttavia la possibilità che gli uomini mercato Gigliati abbiano preso contatti direttamente con l'agente del portiere azzurro. Stabili le percentuali che riguardano Matteo Retegui. Sull'attaccante italo-argentino classe 1999 la Fiorentina può far leva anche sugli ottimi rapporti di Nicolas Burdisso con lo stesso calciatore, ma i Viola stanno vigilando a 360 gradi tutte le ipotesi che portano ad un attaccante che possa garantire la doppia cifra in campionato. Eccolo qua, abbiamo cercato di fare una veloce sinossi di quello che diremo nei prossimi 25 minuti insieme a te Giacomo Guerrini. Gira davvero tutto intorno alla cessione di Sofyan Amrabat, ti chiedo. Beh, gira molto intorno alla cessione di Sofyan Amrabat perché è da lì che dovrebbero arrivare i soldi o buona parte dei soldi decisivi per fare il calciomercato della Fiorentina. Mi sembra che la situazione non sia così fluida come c'era stata dipinta quantomeno dal fratello di Amrabat, secondo il quale i più grandi top club del mondo erano in coda per il fratello, ma mi pare chiaro che Amrabat andrà via e che poi alla fine nelle casse della Fiorentina entreranno dei soldi, insomma una quantità di soldi importante. Mi pare di capire però non sia così vicina l'ufficialità della cessione di Amrabat. L'abbiamo sentito anche nel servizio, Giacomo, la Fiorentina chiede 35 milioni di euro, o perlomeno 30, per adesso le offerte che sono arrivate parrebbero aggirarsi intorno ai 20 milioni, Barcellona che versa tra l'altro in crisi, una situazione finanziaria non proprio floridissima, avrebbe offerto sui 20 milioni più contropartite tecniche, proposte che non stanno soddisfacendo per ora la dirigenza Viola. Guarda questa grafica Giacomo, questi altri bella. Due ecco, in uscita anche Igor e Cabral. Beh, se riescono a vendere Igor a 10 milioni fanno un capolavoro. Sono tanti soldi, così come vendere Cabral a 15 significherebbe riprendere tutti i soldi spesi per portarlo a Firenze.
è chiaro che vendendo, che se si andassero in porto queste tre cessioni, la Fiorentina avrebbe 55 milioni di euro per rimpiazzare tre giocatori che sono due titolari, Amrabat e Cabral, uno un giocatore che è stato importante quest'anno nella rosa, però insomma si potrebbe fare sicuramente un bel mercato. Facciamo un gioco insieme, Giacomo, poi vediamo se il 31 d'agosto, se detta così sembra l'enigmista, però ecco. Speriamo prima, perché l'anno scorso tra le cose positive del mercato della Fiorentina fu quello di aver chiuso comunque gli acquisti a luglio e quindi dare a Italiano sostanzialmente tutta la squadra, a parte Barak, che fu comprato dopo l'accesso ufficiale alla Conference League, insomma, di dargliela tutta prima. E quindi io mi auguro che anche quest'anno Italiano possa avere la squadra pronta già al ritiro. Dovessero andare. Però è vero, Giacomo. In agosto c'è tempo. Però ecco, Giacomo Guerrini giustamente si augura che delle risposte tecniche arrivino insomma ben prima, il 31 d'agosto, perché c'è una stagione da preparare e quindi prima si fa la squadra meglio. Grafica 3, questo è un altro capitolo, forse è il capitolo dell'estate, perché tu hai fatto un'ipotesi, hai detto dovessero andare in porto queste tre cessioni, la Fiorentina potrebbe contare su 55, più o meno, senza stare a fare troppi conti della serva, 55 milioni. Questo è un capitolo da dirimere, Giacomo. Jovic, Cabral, nessuno dei due in doppia cifra in campionato. Chi va via? Allora, nessuno dei due in doppia cifra in campionato. Tutti e due, diciamo, secondo me, da rimandare e non da bocciare. Cioè io non metterei la mano sul fuoco il prossimo anno Cabral e Jovic, ovunque siano, falliranno. Perché comunque in alcuni momenti della stagione hanno dimostrato di saperci fare, mettiamo così. In particolare Cabral, che secondo me è il meno forte dei due, però se stiamo a vedere i numeri, da gennaio, cioè diciamo da dopo la sosta del Mondiale, ha fatto il suo dovere, perché ha fatto 6 o 7 reti in campionato, ha fatto gol in Conference, ha fatto gol in Coppa Italia. Quindi Cabral, diciamo, per quanto riguarda il numero delle reti nella seconda parte dell'anno, non è stato proprio da bocciare. Jovic, a mio avviso, tu lo sai, io stravedo per lui, è stato anche molto sfortunato, perché quando dopo la doppietta di Braga sembrava in rampa di lancio, aveva segnato il gol di testa al Milan, si è fatto male mentre recuperava, c'è stata la mini esplosione di Cabral, quando è rientrato anche lì ha avuto un po' di sfortuna, e se pensiamo alla finale di Conference League dove segna il gol a un secondo alla fine del primo tempo, viene annullato per un fuorigioco millimetrico, in più gli rompono il naso, esce, diciamo è stata una stagione disgraziata. È un calciatore, a mio avviso, molto forte, che veniva da anni di inattività, per cui anche Jovic il prossimo anno potrebbe sicuramente far meglio di quello che ha fatto quest'anno. Va bene sostituirli, ma dobbiamo sostituirli con un attaccante che sicuramente sicuramente arriva a Firenze e fa gol. Ecco. Per dire Retegui, che è un giocatore molto interessante, è un calciatore però che deve arrivare in Italia, si deve ambientare, chissà com'è. Cioè, è un Cabral 2, cioè uno che ha fatto tanti gol in Argentina, che potrebbe far molto bene, ma anche no, non è una certezza. E così lo stesso Nzola, che è un altro nome che si fa, è un calciatore che ha fatto 13 gol nello Spezia, a Firenze va visto. Ecco, non vedo all'orizzonte un Luca Toni, un Gilardino, cioè un calciatore sul quale investire dei soldi ed essere sicuri che verranno fatti tanti gol. Ecco, noi vediamo Nzola, 77 presenze, 26 gol in Serie A, che vuol dire un gol ogni tre partite. Se fai rivedere i gol di Cabral e di Jovic, sostanzialmente la media è quella. Diciamo che al di là di quello che penso io, la cosa importante è che quasi sicuramente vale la parola di Italiano, che se n'è andato in vacanza tranquillamente, che si è confrontato con la società, che è rimasto a Firenze con entusiasmo e che quindi insomma avrà fatto dei nomi o delle ipotesi e sarà tranquillo di essere accontentato. Guarda, stai conducendo di fatto tu la trasmissione, di questo sono molto contento, perché di fatto stai mostrando tu le grafiche. Rivediamo al volo i numeri di Retegui, perché Retegui o Retegui, dir si voglia, la dottrina è divisa. Eccolo qua, dice Giacomo Guerrini, questi sono tutti profili, ci passino il termine, Cabral 2.0, non sono profili che garantiscono, secondo Giacomo Guerrini, delle certezze. Diceva una pubblicità di qualche anno fa,
non sogni ma solide realtà. Ecco, la Fiorentina necessita di solide realtà. E allora te ne faccio vedere. Resegui ha di buono sicuramente che ha la stima di Mancini, è uno che di calcio ci capisce nel giro della nazionale. Però Resegui arriva da un altro campionato a 24 anni e magari arriva e comincia a segnare del nuovo Batistuta, saremo tutti felici, però io la mano sul fuoco non ce la metterei. Insola, idem con Patate, un calciatore che quest'anno ha fatto benino allo Spezia, l'anno prima mi sembra non abbia giocato, con Italiano aveva fatto abbastanza bene, Italiano lo conosce bene, quindi sicuramente se arriva Italiano lo avrà chiesto, però ecco, non vedo tra questi nomi, tra questi profili, un giocatore che ci fa dire pronti via, abbiamo risolto il problema del gol. Magari sì, magari no, ecco. Guarda, allora Giacomo, visto che mi fornisci l'assist, parafrasando lo spot... Per dirti una cosa folle, dica. Io leggo che Dzeko andrà a giocare in Turchia, io per un anno avrei preso Dzeko. Ecco, lui sicuramente i gol in Serie A li fa perché l'ha sempre fatto. Parafrasando lo spot di un notissimo istituto di credito, parliamo di solide realtà e non di sogni, gliene propongo una di solida realtà, grafica numero 7, Massimo Brigato. Domenico Berardi di fatto sarebbe una solida realtà. Berardi lo è, anche se non ha mai giocato lontano da Sassuolo e quindi questo diciamo è un piccolo punto interrogativo, lo è, ma è un calciatore che costa tanti soldi e che diciamo non risponde al profilo, all'identikit che Commisso ha fatto dei calciatori che lui vuol portare a Firenze, cioè giocatori giovani che possano crescere e che sostanzialmente in futuro possano riportare dei soldi nelle casse della Fiorentina. È chiaro che se la Fiorentina facesse un investimento del genere su Berardi, che ha compiuto ora 28 anni, quindi ha diciamo davanti ancora degli anni importanti, però sarebbe un acquisto non di prospettiva, sarebbe un acquisto nell'immediato e quei 20 milioni non sarebbero un investimento ma un costo, una spesa. Però è anche vero che magari con Berardi va in Champions League e riprende i soldi perché va in Champions League, queste sono valutazioni che deve fare la società, però da quello che ha sempre detto Commisso, questo giocatore non mi sembra un giocatore per la Fiorentina di Commisso, ecco. Poi magari ci stupisce Giacomo, e invece infatti tu lo sai che oramai da noi è un po' un gioco, no? Gli ex obiettivi, Domenico Berardi è accostato di fatto alla Fiorentina da stando bassi 6 o 7 anni, quindi 14 campagne. Poi bisogna anche stare attenti perché noi accostiamo Berardi alla Fiorentina, io non so se la Fiorentina l'ha chiesto nuovamente al Sassuolo o meno, perché poi c'è il rischio che Berardi vada alla Lazio e qua parta lo psicodramma, ecco ci hanno rubato, ci hanno soffiato Berardi, avete visto come si fa, siamo stati 4 anni a trattare Berardi, poi arriva la Lazio e lo prende. La Lazio comunque gioca in Champions League, che probabilmente venderà Milinkovic-Savic, che forse perderà Luis Alberto, forse no, insomma io non credo che la Fiorentina stia trattando Berardi, mi piacerebbe lo trattasse ma non credo, ecco. Allora guarda, ti dico subito, Luis Alberto vicinissimo al rinnovo con la Lazio, notizia degli ultimissimi secondi, mentre invece a questo punto ti propongo il nostro pane quotidiano che è il Berardometro. Noi qua a Toscana TV, visto che è un giocatore che è accostato da 7 anni alla Fiorentina, ogni giorno abbiamo deciso non di utilizzare il termometro ma il Berardometro. Oggi al 38%, e tra l'altro abbiamo ricordato sotto quello che dicevi testè prima, Giacomo Guerrini, i pro, i numeri in Serie A sarebbe una solida realtà, i contra sicuramente l'età, non è più un giovane di primo pelo, e poi quello che dicevi tu, che accennavi, non è un giocatore che garantirebbe delle future plusvalenze. Sei d'accordo con questo 38% prima di passare oltre o meno? Ma io sarei contento perché vorrebbe dire che c'è quasi il 40% di possibilità che Berardi arrivi a Firenze. Io penso che questo Berardometro forse potrebbe essere attivato sul finire del mercato, qualora Berardi non andasse alla Lazio, non andasse al Milan, restasse al Sassuolo e, come dire, e volesse venire via, allora probabilmente si potrebbe abbassare il prezzo e Berardi potrebbe essere un calciatore da Fiorentina, anche perché immettiamoci nei panni di Berardi, lo sa anche lui di non essere più di primo pelo, e tra andare a giocare nella Lazio e fare la Champions League e venire a Firenze dove probabilmente ci sta che non si faccia neanche la Conference League, è evidente lui sceglierà la Lazio. Andando su un'altra solida realtà, oggi ci muoviamo, cioè presa così, abbiamo bisogno. Mi piacciono le solide realtà. No, ne abbiamo bisogno. Una di queste è Gaetano Castrovilli, a meno che non accada
l'indicibile, nel calcio non si sa mai, però ecco, rinnovo di contratto pare vicinissimo, ce lo facciamo raccontare da Giulio Falciai nel servizio. Firenze e la Fiorentina sono pronti a vivere una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione, ma mister Vincenzo Italiano ripartirà anche da qualche certezza. Tra queste ce n'è una che risponde al nome di Gaetano Castrovilli. Il numero 10 viola quest'anno ha collezionato in totale 26 presenze, 15 in campionato con 2 gol e un assist, 7 in Conference League con 2 gol e 4 in Coppa Italia. E soprattutto nell'ultima parte di stagione ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere un titolare fisso di una Fiorentina che punta in alto. Adesso però, in vista del prossimo anno, ci sarà da risolvere una questione. Sì, perché il contratto di Gaetano Castrovilli è in scadenza nel 2024 e quindi adesso gli rimane solamente un anno di contratto. Proprio per questo motivo la dirigenza viola vuole sedersi a tavolino con il calciatore per trovare una soluzione il prima possibile. La situazione quindi è nota e non è proprio piacevole, soprattutto per la Fiorentina. Castrovilli ha un contratto in scadenza tra un anno e quindi in teoria tra poco più di 6 mesi sarebbe libero di firmare con qualsiasi squadra e lasciare Firenze a parametro zero. Uno scenario inquietante, ma che per fortuna, nonostante sia lui ad avere il coltello dalla parte del manico, non è assolutamente nei pensieri del calciatore. Sia lui che il suo entourage infatti hanno già fatto sapere alla società di voler arrivare ad un accordo e di non avere nessuna intenzione di forzare la mano. Le premesse, insomma, sono più che positive. Certo, ciò non significa che la strada sia spianata, ma il fatto che da parte di Gaetano ci sia la volontà di rinnovare non è questione di poco conto. Castro chiederà probabilmente un aumento, dall'altro la società potrebbe mettere sul tavolo altri 3 anni di contratto. La Fiorentina lo ha aspettato e adesso, secondo anche l'idea di Italiano, è pronta a consegnargli le chiavi della squadra. Questo è l'ottimo servizio di Giulio Falciai che riassume la situazione, lo stato dell'arte di Gaetano Castrovilli. Non dovrebbero esserci problemi, Giacomo Guerrini, lui e Milenkovic sono di fatto alcuni dei punti dai quali ripartire. Anche perché penso convenga anche a Castrovilli restare a Firenze, perché Castrovilli nella Fiorentina sarebbe un titolarissimo, altrove probabilmente no, e visto che viene da anni in cui ha giocato poco e niente, immagino che voglia giocare anche eventualmente per riconquistarsi un posto in nazionale, quindi credo che alla fine Castrovilli resterà a Firenze e farà bene a farlo. Andiamo invece sui punti interrogativi, Giacomo Guerrini. Uno di questi, e chiamo la grafica 11, è Jonathan Ikoné, un ragazzo che è arrivato a Firenze nel gennaio del 2022, giudicati troppo pochi, insufficienti, 7 gol in viola in 72 presenze, un giocatore che ha avuto anche molta continuità perché Italiano ha scommesso tanto su di lui, dentro fuori, scusa la brutalità Giacomo Guerrini, ma dobbiamo anche andare... Beh, intanto ti voglio dire una cosa, sì. No? Mezza Italia considera Zaniolo un fenomeno, ecco. Vai a rivedere le presenze e i gol in Serie A di Zaniolo e poi parliamo di grafica di 5. Guarda, ecco. Un po', perché ecco, quindi lui ha fatto 13 gol in 94 partite e Ikoné ne ha fatte 7 in 70, quindi voglio dire, non mi sembra ci sia una grande differenza. Eppure Zaniolo viene considerato un fenomeno e Ikoné è un giocatore da bocciare. A me sembra che Ikoné in questi anni a Firenze abbia fatto intravedere delle cose clamorose e delle pause molto preoccupanti. Anche qua io mi fiderei di Italiano e starei alla sua valutazione. Italiano l'ha fatto giocare spesso, Ikoné in alcune partite è stato decisivo, e per cui secondo me Ikoné, vista anche l'età, nella rosa della Fiorentina ci sta, tenendo presente la Fiorentina generalmente a 4-5 esterni e li alterna, io darei ancora una chance a Ikoné. Poi se invece l'allenatore lo boccia e si trova qualcuno che ti restituisce i soldi che hai speso, allora lo lasciamo partire. Quindi dice Giacomo Guerrini, piuttosto che prendere per, diciamo, l'incerto per l'incerto, piuttosto mi tengo l'incerto che conosco. Quindi tra Ikoné e Zaniolo tengo Ikoné. Anche no, io ti dico, se la Fiorentina giustamente cerca degli esterni che facciano gol, va bene? Allora, se non sbaglio, Zaniolo l'ultimo anno a Roma ha fatto 2 gol in campionato. Per cui se mi dici Berardi, benissimo. Se mi dici Orsolini, che viene una stagione in cui ha fatto 10 gol e si è allora assist, la faccia lei la trasmissione, Giacomo Guerrini. Grafica 9, la chiama Guerrini, mandiamo la grafica 9. Sai, sono preparato, ma avevi detto mi amavi, mi sono preparato. Eccolo qua Riccardo Orsolini, lui sì. Orsolini è un calciatore che, rimesso nel suo ruolo, nel 4-3-3, cioè esterno, nel ruolo suo da Motta, ha fatto molto bene,
è un calciatore che, se non sbaglio, ha il contratto in scadenza tra un anno, quindi sì, anche lui, diciamo, diciamo il Bologna può chiedere poco se Ozzoni decide di andare, cioè può chiedere poco, comunque sia, diciamo, non ha tanto margine di trattativa il Bologna. È un calciatore che a Firenze farebbe comodo, perché 182 presenze e 40 gol in Serie A a 26 anni sono numeri invece un pochino più importanti, e credo che per la Fiorentina Orsolini potrebbe essere un profilo giusto, perché è un calciatore che, rispetto, diciamo, la Fiorentina rispetto a Bologna è un passo avanti, è un calciatore che conosce la Serie A, è un calciatore che nel suo ruolo segna e fa segnare, per cui è un giocatore italiano, e questo è importante perché ha commesso, piacciono i calciatori italiani, per cui Orsolini potrebbe essere un profilo importante, ecco, da mettere a disposizione di italiano. Dalle fonti che abbiamo noi a Toscana TV, su Orsolini la Fiorentina sarebbe molto vigile e disposta anche a mettere sul tavolo delle contropartite tecniche. Una di queste è proprio Riccardo Sottil. Ecco Giacomo, io ti chiedo una riflessione su questo ragazzo che all'inizio della stagione pareva in procinto di mettersi sulle spalle la Fiorentina, ricordiamo le grandi prestazioni a Enschede, in Olanda. Cosa è successo poi? Sì, l'infortunio, però un giocatore che poi non è sbocciato. Beh, questo è un calciatore, voglio dire, che ha promesso tanto e mantenuto poco. Ha cominciato benissimo, molto giovane, nella Fiorentina di Montella, appena quando Montella tornò, mi ricordo fece una partita clamorosa nella prima gara in campionato della Fiorentina, che perse 4-3 in casa contro il Napoli. Poi è andato in prestito a Cagliari, il Cagliari esercitò il diritto di riscatto su, mi pare la cifra fosse 11 milioni o 12, e la Fiorentina lo controriscattò per 1 milione in più, quindi aveva anche una valutazione importante. Diciamo però che in questi 2 anni il contributo di Sottil è stato veramente, veramente poco, veramente scarso. Ci mettiamo sicuramente la prestazione col Twente, ci mettiamo il gol che ha permesso alla Fiorentina di andare avanti in conference con il Poznan e poco altro. E siccome tanto tutti non si possono tenere e la Fiorentina deve crescere sugli esterni, ecco, io preferirei tenere Koné e vedere partire il Sottil. Questa è il mio giudizio, per carità, non è orocolato, però tra i due, io dovessi dire, ha dato più una mano Koné o Sottil quest'anno? Koné tutta la vita. Prima di passare al capitolo porta, quindi, mi sembra di aver capito che a oggi, 20 giugno 2023, i nomi che scaldano il cuore di Giacomo Guerrini siano veramente, almeno quelli che ti abbiamo fatto oggi, siano veramente pochissimi. Uno, forse ho visto sussultare i tuoi vispi occhi, quello di Berardi. Sugli altri preferiresti... Ma anche Orsolini, Orsolini, però ecco, per il resto sei molto conservativo, cioè il ragionamento tuo è di se devo cambiare, tanto per cambiare. Io non so se Cabral, perché Cabral ha fatto 8 reti quest'anno, ha giocato mezzo campionato. Se avesse giocato tutte e 38 le partite Cabral, forse avrebbe fatto 12 o 13 reti anche lui. Certo. E lo stesso discorso Jovic, non lo so, ecco. Chiaro come acqua di ruscello. A me piacerebbe avere un centravanti che mi fa 20 reti, però guardate anche Diak, che a me piace, della Salernitana, ha fatto 16 gol, ha tirato 6 rigori. Cioè, se guardiamo la classifica canoniere di quest'anno della Serie A, a parte i primissimi, che sono, vuol dire, Marziani, Lautaro, Osimhen, poi hanno tutti segnato pochino, e Jovic e Cabral insieme hanno fatto 14 gol, non hanno mai giocato insieme, non c'è mai una partita in cui hanno giocato insieme e uno ha fatto gol, quindi vuol dire che o Jovic o Cabral hanno giocato e insieme hanno fatto 14 reti. Poi è chiaro che ci aspettavamo molto di più, in particolare da Jovic, però ecco, ti dico, se prendi Dzeko, bene, prendi un giocatore forte, bene, se devi scommettere, c'hai due scommesse in casa. Starei attento, magari preferirei a quel punto investire su un paio di esterni che mi fanno 10 gol a testa. Dopodiché, se Jovic o Cabral mi fanno un sacco di gol, vado in Champions. Se mi fanno i gol di quest'anno, vado in Europa League. Chiarissimo. Prima di chiederti una battuta anche sul Viola Park, una cosa su Jovic, però te la dico. Dica. Siccome Jovic ha un contratto strano, per cui sì, il prossimo anno va via gratis, qualora sì, la Fiorentina decidesse di dare nuovamente fiducia a Jovic, io chiederei gratitudine, vista la stagione di quest'anno, e gli chiederei la garanzia, quantomeno, di non rimanere, come dire, becco e bastonato. Cioè, magari un Jovic che fa una grande stagione, a fine anno va via gratis, ecco, questo cercherei di evitarlo.
Ti chiedo un intramuscolo, quindi velocissimo, sul capitolo portieri Terracciano. Ci sarebbe il Lecce di Corvino interessato, la Fiorentina vigila anche sulla questione, sulla situazione di Guglielmo Vicario. 10 secondi, Giacomo Guerrini. Beh, io penso che il problema della Fiorentina non sia il portiere, okay. Cioè che ci siano tanti altri reparti da rinforzare prima che quello del portiere. Non mi pare che ci sia una sola partita di questo campionato, di questa stagione, nella quale possiamo dire che Terracciano ci ha fatto perdere uno, due o tre punti. Per cui non lo considero un problema. È un non problema, dice Giacomo Guerrini. Sul calendario invece, in chiusura, Giacomo Guerrini, al 30 di giugno la Fiorentina dovrebbe restituire il centro sportivo Davide Astori formalmente al comune. Dovrebbe aprirsi quell'intercapedine di tempo per portare attrezzature personale al Viola Park per l'inizio della stagione, che presumibilmente avverrà nella seconda settimana di luglio. Ha indicazioni in merito, Giacomo Guerrini? No, io non ho nessuna indicazione se non l'ottimismo della società e praticamente l'ufficialità che la preparazione della Fiorentina sarà svolta al Viola Park. Quindi insomma, sto a quello che è stato annunciato. Giacomo, ti ringraziamo tantissimo di essere stato con noi, ovviamente grande protagonista e padrone di casa qua a Toscana TV con Casa Viola, la partita che ricomincerà appena ricominceranno le partite della Fiorentina per un'altra stagione insieme al tuo studio, confermatissimo che quest'anno ha fatto davvero. Questa è una notizia di mercato che stai dando tu, eh? Questa è una responsabilità. È una notizia di mercato che stai dando tu. Ma mi assumo la responsabilità di ciò che dico. E assolutamente. Giacomo Guerrini, grazie di essere stato con noi. Un abbraccio, ciao, e buona serata. Presto. L'appuntamento invece quotidiano con Casa Viola torna domani alle ore 21 con Greta Beccaglia. Noi vi auguriamo una buona serata.